radio radicale tra la Lega e il Movimento 5 Stelle. Radio radicale tra la Lega e il Movimento 5 Stelle. Succedono cose strane a questo mondo, cari amici. La Lega oscurantista in Parlamento ha votato a favore di Radio Radicale, cioè per mantenerla in vita. E il Movimento Pentastellato invece, che è innovativo, il Movimento Pentastellato ha detto no, niente soldi a Radio Radicale. Cose strane di questo mondo, cari amici. Vedete, Radio Radicale spacca il governo. La Lega vota con il PD per dare 3 milioni all'emittente Di Maio, gravissimo. Ma come mai? Sì, c'è la questione dei fondi pubblici, lo so, cari amici, lo so che voi non volete che i fondi pubblici vengano spesi per tenere in vita i giornali, le radio, le televisioni, eccetera. Voi dite, ma ognuno si deve arrangiare per conto suo. Ma com'è che la Lega ha votato a favore? C'è scritto qua, la Lega vota con il Partito Democratico, cioè la Lega e il Partito Democratico vogliono bene a Radio Radicale, che è la radio di Marco Pannella. Beh, Marco Pannella ha fatto la storia d'Italia, Marco Pannella ha fatto la storia d'Italia. È stato Marco Pannella che ha portato in Italia il divorzio, Il divorzio c'era un po' dappertutto, meno che in Italia. Marco Pannella ha portato in Italia il divorzio. Poi Marco Pannella ha portato in Italia pure l'aborto, perché l'aborto c'era in tante parti del mondo, ma non c'era in Italia. Persino nella Spagna del caudillo Francisco Franco c'era l'aborto, se non altro c'era l'aborto terapeutico. In Italia no. L'aborto in Italia si faceva, ma di nascosto, capito? Sganciando un sacco di quattrini. Poi Marco Pannella ha fatto tanti referendum, ha fatto un famoso referendum per abolire il finanziamento pubblico ai partiti. Marco Pannella l'ha vinto, però i partiti furbi hanno cambiato il nome della legge. Mi hanno detto non la chiamiamo più legge per il finanziamento pubblico ai partiti, la chiamiamo legge per i rimborsi elettorali, curre per il Parlamento, poi tanti altri referendum. È strano che la Lega, che dovrebbe essere contro Radio Radicale, che è figlia di Marco Pannella, la Lega ha votato a favore di Radio Radicale e il Movimento Pentastellato no. Ma che succede? Io ricordo che nell'anno 2009 uscì un libro, nell'anno 2009 uscì un libro intitolato Chi ha paura di Beppe Grillo? Punto di domanda. C'è un libro nel 2009 intitolato Chi ha paura di Beppe Grillo? Punto di domanda. C'era la prefazione, poi c'era il corpo del libro e poi c'era la postfazione. La postfazione l'aveva scritta Marco Pannella. Probabilmente i pentastellati queste cose non le sanno, ma le sa Serafino Mazzoni, che Serafino Mazzoni è questo qua. Cari pentastellati, ma in un certo senso voi, anche se non lo sapete, voi siete gli eredi di Marco Pannella. E siccome Radio Radicale è figlia di Marco Pannella, siete voi, pentastellati, che avreste dovuto votare a favore dei soldini da dare a Radio Radicale, e avrebbe dovuto essere la Lega a dire di no, e invece le sorti si sono invertite. Vedete che cose strane che succedono a questo mondo? Io che cose strane che succedono a questo mondo? Lo vedremo come andrà a finire. Adesso Radio Radicale, che è figlia di Marco Pannella, continuerà a vivere perché il Parlamento ha stanziato dei fondi per farla vivere, Radio Radicale, che effettivamente fa un servizio molto utile, che sia chiaro, che sia chiaro, fa un servizio molto utile per l'intera collettività. Le cose strane di questa vita, cari amici, Radio Radicale,
tra la Lega di Matteo Salvini e il movimento pentastellato di Beppe Grillo e Luigi Di Maio. E qua c'è Serafino Massoni. Ok, cari amici? Bene, bene, bene. A tutti tanti cari saluti per l'appunto da Serafino Massoni. Ok. Ciao.